I commercianti sono finalmente pronti a tirare su le serrande. Dopo oltre 2 mesi di chiusura forzata, bar e ristoranti, ma anche parrucchieri e centri estetici, riprenderanno regolarmente l'attività. Le norme igienico-sanitarie imposte dal coronavirus cambieranno però molte vecchie abitudini e già in questi giorni diverse modifiche sono già in atto nei locali. Nelle scorse ore il comune di Latina ha incontrato i rappresentanti della strada dei pub, la zona della città più amata e più frequentata dai giovani. Con la nuova stagione ormai alle porte ed in vista della riapertura di lunedì, sono diversi però i nodi da sciogliere, ma c'è già una nuova proposta per gestire al meglio gli spazi e non creare assembramenti. Li abbiamo incontrati perché il loro problema maggiore è legato agli spazi, hanno delle attività molto piccole e quindi le imposizioni e le prescrizioni del decreto rilancio sono di difficile attuazione nelle loro attività. Fortuna, il decreto dà la possibilità di ampliare le superfici esterne e quindi l'incontro è stato finalizzato proprio a studiare con loro l'opportunità di ampliarle sempre nel rispetto del decreto, ma anche delle necessità legate alla zona. Hanno di loro iniziativa presentato un progetto che prevede un allungamento di alcuni spazi esterni laddove è possibile, perché la zona è una zona all'interno della quale ci sono molti passi carrabili e non sempre c'è la possibilità di poter ampliare queste superfici con questo allungamento, appunto. La fattibilità del nuovo progetto, presentato dai rappresentanti della strada dei pub di Latina, sarà valutata e discussa martedì. L'ok definitivo potrebbe arrivare nel giro di poche settimane. E speriamo che quanto prima, insomma, si riesca ad accontentarli. La procedura, sarà una procedura molto semplificata perché prevede solamente la presentazione di un'istanza accompagnata da un progettino per ogni attività. E nel giro di massimo un paio di settimane, ma forse anche meno, potranno essere rilasciate tutte le autorizzazioni. Autorizzazioni necessarie. Il nuovo progetto potrebbe agevolare la ripartenza totale delle attività dopo 2 mesi di lockdown ed un'inevitabile perdita economica. Quindi abbiamo fatto delle richieste specifiche, le quali sono quelle lì del non creare assembramento allargando la zona e chiudendo le strade, via Cesare Battisti, via Negelli e tutto quanto il circondario che sta lì intorno. Per creare appunto dei spazi abbiamo presentato un progetto con il quale noi vorremmo, con questo tipo di progetto, dare possibilità ai nostri avventori di stare in sicurezza sia per quanto riguarda la pandemia e sia per quanto riguarda la distanza sociale. Abbiamo pensato a un progetto che crei un checkpoint all'esterno del nostro locale, cioè come se fosse una seconda attività, che i ragazzi possono confluire anche lì per prendere ordinazioni o trovare dei tavoli per cui appoggiarsi. Chiaramente tutto questo qui è un palliativo, ma per cercare di recuperare perlomeno il gap di una perdita certa di quando noi riapriremo, almeno del 20%.